tecnologia ricostruisce spazi ed oggetti della vita quotidiana, attività domestica e lavoro fuori casa. Si esalta la compostezza nei gesti e nelle parole, la sobrietà nell'alimentazione, evitare il vino e i cibi troppo speziati e praticare periodicamente il digiuno, sia nei testi scritti che nei sermoni, tra i quali ricordiamo quelli di San Bernardino da Siena. La donna deve essere timida e sottrarsi agli sguardi sfrontati, nel moto circolare delle danze muoversi con misura, non agitare le mani o muovere troppo il capo, non ridere sguaiatamente ma sorridere, non essere curiosa e soprattutto mai incauta. Abiti come indizi di appartenenza ad un ceto, distinzione sociale e politica. Le città emanarono una serie interminabile di leggi sontuarie. Tra il XII e il XIII secolo era aumentata la produzione di stoffe e sono stati ritrovati elenchi di capi di vestiario, come quello datato 1343 a Firenze. Fin dal 1206 la genovese Mabilia vendette lini e tessuti da proporre in acquisto in Sicilia. L'età delle grandi commercianti europee inizierà tra i secoli XIV e XV, conciliando doveri familiari e lavoro. Parigi era una città particolarmente progredita e fin dalla fine del XIII secolo contava 21 maestre di scuola e donne dirigenti di scuole elementari femminili. Le donne venivano assunte come apprendiste per la lavorazione della canapa, della lana, delle pellicce e dei pellami, per realizzare ricami, lavorazioni in rame e vetro oppure per produrre alimenti, prodotti da forno, olio, birra, curare l'orto, allevare animali, occuparsi della macellazione, svolgendo spesso lavori faticosi e pesanti come quelli nella metallurgia e nell'edilizia. Nell'affresco Il trionfo e la morte del cimitero monumentale di Pisa sono rappresentate delle donne intente a suonare strumenti musicali. Nel buon governo di Ambrogio Lorenzetti, 1333-1340, nel Palazzo Pubblico di Siena, vi sono fanciulle che suonano e danzano. La danza ammaliatrice rimandava a Salomè e quindi bollata con anatemi. Nella rappresentazione scultorea dei mesi sulla Fontana Maggiore di Perugia, 1278, di Nicola e Giovanni Pisano, la donna viene rappresentata nella fienagione e nella mietitura. Probabilmente si occupava del taglio del grano con un falcetto e spostava il fieno per l'essiccazione con grandi rastrelli. I testi tramandano immagini di donne nel castello che filano e tessono sotto la direzione della moglie del signore. In Abruzzo, nei secoli immediatamente successivi alla caduta dell'Impero Romano, le numerose comunità monastiche ebbero un ruolo di assoluta importanza nel mantenimento delle pratiche agricole e delle colture locali. I monaci benedettini, nelle loro abbazie molto conosciute per la loro grande operosità, posero le basi per le attività agricole. Le raccomandazioni della regola di San Benedetto parlavano espressamente della necessaria presenza di un orto, hortus conclusus, all'interno di ogni singolo insediamento monastico, spesso anche di pertinenza di ciascuna cella conventuale. Gli spazi risultavano divisi geometricamente da aiuole separate da vialetti coperti da pergole ed erano costituiti da varie parti, ognuna delle quali con una ben definita destinazione. Infatti, analogamente alle ville rustiche di epoca romana, questi edifici religiosi erano corredati da quattro tipologie di spazi coltivati: l'orto, il frutteto, pomaria, il giardino con alberi, viridaria e gli erbari, erbaria. Proprio attraverso l'attività così svolta dai frati si è potuta evitare non solo la perdita di molte varietà locali, ma probabilmente anche averne contribuito alla creazione di nuove. Croco zafferano, pianta legata al territorio aquilano grazie all'introduzione da parte del domenicano padre Santucci, originario di Navelli, che portò dei bulbi dalla Spagna. Usato per arricchire le pietanze, era ricercato in botteghe artigiane ed artistiche per il colore. Il bulbo ha un calice violetto che racchiude tre preziosi stimmi giallo-rossastro e i tre stami gialli utilizzati come coloranti per tessuti. Braglia, genestra tinctoria, fiori usati nel Medioevo per colorare in giallo. Isatis tinctoria, dalle foglie macinate si ricava il guado per colorare in varie gradazioni di azzurro. Con una successiva immersione del tessuto già colorato con questo, ad esempio nella braglia, si ottenevano il verde più o meno scuro. Cota tinctoria, camomilla dei tintori. Il decotto produce un pigmento giallo che si utilizzava per tingere la lana. Erba guada minore, produce un pigmento giallo. Agrimonia equatoria. La parte aerea della pianta veniva usata per tingere i tessuti in rosso mattone. Robbia.
Dalle sue radici si ottiene un pigmento rosso utilizzato per tingere. Scardaccione selvatico, cardo dei lanaioli. Le infiorescenze secche si usano per cardare la lana. L'archeologia ha riportato alla luce laboratori di tessitura nei villaggi, capanne dotate di un telaio verticale. Quando l'industria della lana viene trasferita in città, si diffonde il telaio orizzontale e le donne vengono utilizzate per la cernita, la cardatura, la filatura, la spatura, la tramatura, la lavatura e la tintura. In Italia la lavorazione della seta risale al XII-XIII secolo, con l'allevamento dei bachi, la preparazione dei bozzoli, la spatura e la torcitura, affidati a donne e fanciulle in laboratori di proprietà di un imprenditore. Tra i reperti sono state ritrovate fusarole in terracotta, fusi e conocchie d'un tempo decorate, fissate ad un supporto e a un bastone, al quale si avvolgeva la lana pettinata. Nel XV secolo il mestiere del sarto era di pertinenza maschile, ma sono state ritrovate piccole forbici per mani femminili. Nobili fanciulle e dame erano dedite all'arte del ricamo e della tessitura delle cinture. Poco documentato è invece il lavoro a maglia, con il quale realizzare guanti, berretti e calze per bambini. La presenza di acqua fu utile per impiantare attività produttive, quali quella dei fustagni, cordami, fili, funi, pannilana e carta. Il ritrovamento di stoffe e tessuti costituisce un evento in archeologia, vista la loro fragilità all'insidia del tempo. La manifattura, con la realizzazione di preziosi ricami ed arazzi, si diffuse a Parigi, Londra, Colonia ed a Lucca. È la più antica probabilmente tecnica di tessitura successiva alle dita fondamentalmente, perché insomma da sempre da lì si è cominciato. E prima ancora del telaio verticale o di quello orizzontale che conosciamo e che ci arriva da noi c'era questo. La tecnica in realtà è semplice, nel senso che l'ordito è dato dalle tavolette, diciamo, queste sono di cuoio. Anticamente le tavolette erano di osso o di corno e di cuoio per l'appunto. Alcuni preziosi manufatti venivano utilizzati nelle sepolture, che erano spesso soggette a traslazioni, trattandosi di reliquie. Molti reperti, vesti e stoffe sono giunti fino a noi protetti dal buio delle tombe. I religiosi venivano tumulati con i loro paramenti e nelle città di Ascoli e Ancona sono stati compiuti interessanti studi sulle origini, l'iconografia e la manifattura dei reperti ritrovati. Nel febbraio del 2006, per il restauro dopo il sisma del 1997, nelle quattro antiche casse lignee dei Santi Emidio 273-303 e degli altri martiri, sono state rinvenute preziose stoffe in buone condizioni di conservazione. Quattro drappi, di cui uno sciamito, datazione metà VIII-IX secolo, decorato da orbicoli contenenti due cavalieri che cacciano con l'arco intorno all'albero della vita. Uno in lino diviso in due pezzi, decorato con ottagoni rossi con galli ed anatre ed un manutergio di cotone con elementi decorativi color rosso. L'importazione di tessuti in Italia sancisce quegli scambi tra l'Oriente ed Occidente nell'Alto Medioevo, già tracciato dal Liber Pontificalis. Lo sciamito in seta del primo tessuto ha motivi figurati nei colori giallo, rosso chiaro e lilla su fondo verde smeraldo. Il manutergio, per asciugare le mani durante le cerimonie liturgiche, è un rettangolo di cotone con tessitura a spugna, per renderlo più assorbente. Ha tracce di trama supplementari in seta rossa non ritorta. Secolo X-XI, forse manifattura egiziana. Realizzazione della spugna. Due orditi e una trama. Ogni tre fili che lavorano a tela, un filo supplementare lega le trame a rovescio ottenendo il riccio. Un ordito lavora lento e lo produce, l'altro lavora a tela. Sulle lastre tombali venivano spesso riprodotte pietrificazione della stoffa con la tecnica agnello per creare il contrasto tra il colore chiaro delle figure sullo sfondo scuro, così come avveniva nello sciamito. La Chiesa emanò chiare disposizioni suntuarie per vietare in occasione dei concili l'uso di paramenti preziosi. I manufatti prodotti tra i secoli VIII e IX sono conservati nel Victoria and Albert Museum e nel British Museum di Londra,
nel Museo di Praga, a Cluny, nel Museo Sacro Vaticano, Sancta Sanctorum, nel Tesoro di Sant'Ambrogio a Milano, nei Civici Musei d'Arte e Storia di Brescia, a Saint-Calais e in quello diocesano di Colonia. Abiti bipartiti. Due colori diversi e inquartati a scacchiera, spesso per rappresentare il blasone della propria città o della propria famiglia.